L'Associazione dei consiglieri della Regione Piemonte ha presentato a Palazzo Lascaris il volume Monferrato 1613, la vigilia di una crisi europea, che raccoglie gli atti integrali del convegno che si è tenuto nell'aula del Consiglio regionale nel novembre 2013. La giornata, dedicata al quarto centenario della prima guerra del Monferrato, era stata organizzata con il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere dell'Università degli Studi di Torino. Allora, si tratta di un libro che offre diversi punti di riflessione, non solamente su un episodio molto antico, passato, 1613, la prima guerra del Monferrato, ma anche sul presente. Perché? Perché riflettendo sul passato, su quel passato, ci si accorge che la storia del territorio, la storia locale, non è mai scissa da questioni di carattere internazionale. Questa guerra del Monferrato ha questa caratteristica, proprio il legame tra eventi che sono accaduti nel 1613 in un territorio ben preciso, cioè il Monferrato, ma che hanno legami con tutta l'Europa.